Quando un evento ci colpisce in modo particolare o ci crea un'impressione più intensa del solito, lo definiamo come emozionante. Ma cosa sono esattamente le emozioni e soprattutto come possiamo servircene? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome ottenere il massimo dei risultati è di solito un'esperienza emozionante, di questo parliamo stasera. Le emozioni sono qualcosa che spesso consideriamo fuori dal nostro controllo, ed effettivamente è così. Le emozioni nascono in una parte del cervello che abbiamo in comune con gli animali superiori. Chiunque abbia un cane o un gatto sa benissimo che questi animali provano emozioni di paura, di affetto, di attesa, di sospetto, di aggressività, eccetera, esattamente come noi. Il fatto che poi noi esseri umani abbiamo un livello superiore di corteccia nella corteccia cerebrale che ci permette in qualche modo di tenere sotto controllo queste emozioni non toglie nulla al fatto che spesso queste prendono il sopravvento in maniera positiva o negativa a seconda delle situazioni. E effettivamente il ruolo delle emozioni è precisamente quello di bypassare il livello della razionalità, perché a un certo punto, quando c'è da prendere decisioni di vita o di morte, le emozioni entrano in gioco e ci fanno salvare la pelle essenzialmente. La mente razionale starebbe probabilmente a pensare e a fare calcoli, mentre la paura prende il sopravvento e di solito ci aiuta appunto a sopravvivere. E infatti la parola stessa emozioni viene da ex movere, qualcosa che ci fa muovere, qualcosa che ci mette in movimento, al di là di tutti i nostri ragionamenti. Si potrebbe dire, e qualunque venditore lo sa, che qualunque decisione di fatto è basata sull'emotività. Poi viene la ragione a giustificarla. La ragione praticamente non prenderebbe mai una decisione perché i dati sarebbero sempre insufficienti. Invece di solito emozionalmente decidiamo che vogliamo una certa cosa e poi troviamo tutta una serie di giustificazioni razionali. E su tantissime cose sappiamo benissimo che non c'è una ragione specifica. Vogliamo così. Di fatto, al di là dell'importanza delle emozioni nel processo decisionale, è proprio l'emozione in sé a dare significato alla nostra esistenza. E questa, per chi non ci ha mai riflettuto, può sembrare un'affermazione molto forte, ma in realtà, se ci pensiamo un momento, qualunque cosa vogliamo, più soldi, un nuovo partner, un nuovo lavoro, cambiare una casa, qualunque cosa si possa pensare, qualunque nostro desiderio, non è affatto legato al contenuto del desiderio, all'oggetto, ma la molla che ci spinge, appunto l'emozione, la ex mozione, il movente, è pensare a come ci sentiremo quando avremo ottenuto quel particolare risultato. Come ci sentiremo nella nuova casa, come ci sentiremo con un nuovo partner, come ci sentiremo quando avremo ottenuto quella promozione, eccetera. Quindi ogni obiettivo è sempre emozionale. Tutto ciò che vogliamo dalla vita è un'emozione. Questo ovviamente apre una serie di discorsi che non posso fare qui stasera perché richiederebbero un livello di approfondimento molto più elevato. Il discorso che volevo fare stasera è un altro. Pensare alle emozioni, specialmente quelle che definiamo normalmente come negative, come a
dei messaggeri del nostro cervello. Cosa voglio dire con questo? Normalmente si tende a dividere le emozioni in positive e negative, dove fra quelle negative si mette appunto la rabbia, l'odio, l'invidia, eccetera, e fra quelle positive l'amore, la gratitudine, la curiosità, la compassione, eccetera. Ma in realtà questa suddivisione non è corretta, perché ogni, ripeto, ogni emozione ha la sua funzione in una particolare situazione. Quello che è realmente negativo è usare una particolare emozione in una situazione in cui non è utile. Per esempio, la rabbia o addirittura la furia è a livello animale è estremamente utile, perché quando ti senti attaccato la furia mette in moto, fa un rilascio di adrenalina, mette in tensione i muscoli, aumenta la concentrazione, diminuiscono, insomma, ci si concentra per il combattimento, quindi è estremamente utile in quel contesto. È chiaro che essere furiosi con un calcolatore, capita, o essere furiosi perché si è rimasti bloccati in mezzo al traffico, ecco che si tratta di un'emozione totalmente inutile che ci crea un danno. Quindi, la vera, più che dividere le emozioni in positive e negative, converrebbe chiedersi cosa mi sta segnalando questa emozione, ovvero considerare le emozioni come delle spie sul cruscotto, no? Una spia ci segnala che manca l'olio, una spia ci segnala che la batteria si sta scaricando, eccetera. Quindi cosa ci segnala quella particolare emozione? E nel momento in cui accettiamo il fatto che ogni emozione ci trasmette un messaggio, possiamo imparare a controllarla e soprattutto imparare a utilizzarla, che è veramente la cosa realmente più importante. Per esempio, la paura viene percepita come un'emozione negativa, ma non lo è affatto, è preziosissima. Senza paura non faremo 100 metri, perché se attraversiamo col verde non con il rosso, perché abbiamo paura che qualcuno ci investa. E se abbiamo paura a girare di notte in un quartiere malfamato, è perché abbiamo paura che qualcuno ci aggredisca. E questo, se andiamo nella giungla abbiamo paura che ci aggredisca una bestia feroce, ovviamente è assolutamente positivo per questo tipo di paura. Eventualmente il problema nasce quando appunto la paura non è contestualizzata. Se sono nella giungla è assolutamente normale aver paura di trovare un serpente nella tenda e quindi guardare attentamente che non ci siano serpenti. Se abito in centro città, di solito una paura del genere è abbastanza inutile. In sostanza, la paura di qualunque genere segnala un messaggio ben preciso, che io sto visualizzando un evento futuro, che poi possa essere futuro pochi secondi o futuro 10 anni, non conta, a cui non mi sento preparato. Quindi la paura ha sempre a che fare con la preparazione. A un certo punto, se io devo andare a dare un esame, sono preparato, non ho particolare paura. Devo andare a fare il mio lavoro, conosco il mio mestiere, perché dovrei aver paura? Mentre invece mi si richiede qualcosa che non so fare, su cui mi sento incerto, ecco che nasce la paura, questo timore di non essere all'altezza, timore di non far fronte. Allora, non ha alcun senso cercare di nascondere o inibire la paura. Conviene accettare la paura come segnale che non ci sentiamo, a qualunque titolo, perché dipende ovviamente dalla situazione, non ci sentiamo preparati. Di nuovo, la paura può essere totalmente inutile in una serie di situazioni, perché per esempio se io salgo su un aereo
la paura, mia paura che l'aereo cada è totalmente irrilevante sul fatto che l'aereo cada o no. Quindi il fatto di aver paura non aiuta assolutamente, è un modo di autotorturarsi. Altre emozioni, appunto, la furia, la rabbia. La rabbia entra in gioco ogni volta che le cose non sono come vogliamo noi. La rabbia ha sempre a che fare, sottolineo, sempre a che fare con la morale. Quando pensiamo che le cose o le persone dovrebbero comportarsi in un certo modo e non lo fanno. Quando pensiamo che qualcosa dovrebbe andare come noi pensiamo che dovrebbe andare e non lo fa. Quindi ha sempre una componente morale. Pensiamoci, ogni volta, insisto, ogni volta che ci arrabbiamo con qualcuno o con qualcosa, col governo, con una situazione X, è perché non fa quello che noi pensiamo che dovrebbe fare. E anche quando in qualche maniera, ho scherzato prima, ma non più di tanto, ci arrabbiamo con gli oggetti, è perché un particolare oggetto non fa quello che dovrebbe fare. Se l'ascensore non funziona ci arrabbiamo perché non sta facendo quello che io mi aspetto da lui. Quindi la rabbia sembra a che fare con le aspettative. Altre emozioni, che l'invidia può essere una molla molto importante per la nostra crescita. Nel momento in cui l'invidia, per esempio, ci spinge a crescere, il messaggio è: non sei all'altezza delle persone con cui ti stai rapportando, quindi mettiti al lavoro per essere alla loro altezza. Quindi l'invidia in questo senso non è affatto un'emozione negativa, ma può essere una forte spinta, e non a caso chi ha studiato Adler sa che il complesso di inferiorità è molto spesso alla base delle più eclatanti performance. Altre emozioni di questo tipo, non sto a fare l'elenco perché altrimenti non la finiamo più. Il punto è, ogni volta che io sento un'emozione, che di solito è di paura, di furia, di amarezza, di solitudine, di colpa, per esempio il senso di colpa. Il senso di colpa significa, assomiglia alla rabbia, nel senso che il senso di colpa significa che io non ho fatto qualcosa che avrei dovuto fare, significa che io ho violato i miei principi, di qualunque cosa si tratti, altrimenti non mi sentirei in colpa. Di nuovo, è un altro sentimento inutile se serve solo a torturarsi, perché a un certo punto, se io mi sento in colpa per qualcosa, ho due scelte: o riparo il danno, se posso farlo, o tutto quello che posso fare, visto che non posso modificare il passato, è mettermi in condizioni di non ripetere quello che io evidentemente considero un errore. Quindi, di nuovo, si tratta di imparare a utilizzare le emozioni. Quindi, senza fare lista di altre emozioni, come la frustrazione, come appunto il disagio, possiamo, il numero delle emozioni che si possono provare è infinito. L'importante è chiedersi, ogni volta che proviamo una qualche emozione che normalmente definiremmo come negativa, fermarsi un momento e chiedersi, attenzione, cosa mi sta segnalando questa emozione? Quale sarebbe il comportamento? Perché attenzione, ed è questo il punto a cui tengo di più, emozione è qualcosa che provoca un comportamento. Nel momento in cui io sto in poltrona a torturarmi, di qualunque cosa si tratti, sto rendendo inutile quell'emozione, mi sto facendo solo del male, perché l'emozione mette in moto una serie di meccanismi a livello anche fisiologico, perché l'emozione è energia. Nel momento in cui non faccio qualcosa, quell'energia è sprecata, è rivolta verso me stesso. Quindi la vera domanda è, arriviamo a un punto molto importante. Nel momento in cui sento una certa
emozione. La prima domanda è: cosa mi sta segnalando questa emozione? Due, cosa potrei fare? E attenzione, perché questo potrebbe essere qualcosa che vi cambia la vita, che emozione vorrei provare? Il punto è: se tutta la nostra vita, tutto ciò che vogliamo è un'emozione, non dimentichiamo mai che ogni emozione è alla distanza di un pensiero. Basta cambiare il focus, che è il nostro vero potere. Vogliamo provare una qualunque emozione? Ci concentriamo un attimo, occhi chiusi, e ricordiamo l'ultima volta, l'ultimo episodio, il più recente o il più intenso, in cui abbiamo provato quella particolare emozione. Se lo riviviamo abbastanza intensamente, possiamo essere certi che riproviamo in quel momento, nel presente, la stessa emozione. Non so se ci rendiamo conto del potere che ha la nostra mente in questo tipo di operazioni. Il che significa che se tutto ciò che vogliamo è un'emozione e i risultati che vogliamo ottenere sono solo catalizzatori di questa emozione, noi possiamo procurarci da soli qualunque emozione. Attenzione, qualcuno potrebbe dirmi: sì, ma così ti stai ingannando. Questo è l'errore più grosso che facciamo. Non sto a parlare della legge d'attrazione perché ne ho parlato qualche mese fa. Il punto è: noi usiamo le emozioni positive come premio e usiamo quelle negative come stimolo. In qualche maniera io voglio ottenere un certo risultato, allora mi torturo, mi insulto, non mi permetto di provare un'emozione positiva fino a quando non ho ottenuto quel particolare risultato. Questo è un modo assolutamente inefficiente di usare la motivazione personale. Sul discorso della motivazione si potrebbero scrivere, e di fatto si scrivono, migliaia di libri, ne ho parlato diffusamente in altre situazioni. Ma, ripeto, questo tipo di... il modo di usare la motivazione negativa come spinta all'azione dà sempre risultati inferiori. Cioè non mi sento contento, non mi sento felice, infatti si dice anche nel linguaggio comune, non sono soddisfatto fino a quando, a proposito, soddisfatto viene dal latino satisfacere, quindi averne abbastanza. Quindi essere soddisfatti vuol dire avere a sufficienza di qualcosa. E di nuovo le persone hanno paura a sentirsi soddisfatte perché dicono: se mi sento soddisfatto non faccio più niente. Ed è un gioco interessante. Quindi ti impedisci di essere felice, di essere soddisfatto, perché altrimenti non correresti più dietro a qualcosa che pensi che ti renderà soddisfatto e felice. In fondo, insomma, è abbastanza surreale tutto il discorso. Il modo migliore per usare le emozioni è, come ho detto, imparare a utilizzarle e soprattutto ricordarsi che ogni emozione, lo ripeterò all'infinito, è alla distanza di un pensiero. Quindi quando vogliamo provare gratitudine, fiducia, compassione, amore, entusiasmo, vitalità, qualunque cosa ci possa venire in mente, non dobbiamo aspettare un avanzamento di carriera, non dobbiamo aspettare la nuova casa, non dobbiamo aspettare di vincere la lotteria. Possiamo farlo qui e ora semplicemente utilizzando il nostro cervello. E se qualcuno pensa che utilizzare il cervello per procurarsi un'emozione qui e ora ci impedisca poi di agire sul piano materiale, non ha capito il funzionamento dell'universo. Perché sarà proprio il fatto di essere in grado di provare qui e ora l'emozione della soddisfazione, dell'entusiasmo, della gratitudine, a
attirare in qualche modo, e qui ripeto, entriamo in altre zone, eventi che ci permettono di confermare quel tipo di attitudine. Insomma, non c'è bisogno di evidenza scientifica, ci avete fatto caso. Le persone ottimiste e contente ottengono sempre risultati. Le persone musone, depresse, negative non ottengono niente. E confondono la causa con l'effetto. Le persone che dicono, certo, sono negativo, depresso, perché non ottengo nessun risultato. No, non ottieni alcun risultato perché sei negativo, depresso e sfiduciato. E allo stesso modo le persone che ottengono risultati le ottengono proprio perché sono ottimiste, proprio perché sanno concentrare il loro focus su ciò che è possibile. Ripeto per la millesima volta ciò che ho detto in altre situazioni. In ogni momento possiamo scegliere di focalizzare la nostra attenzione su ciò che si può fare e su ciò che non si può fare. In una situazione siamo vincitori, in un'altra siamo dei perdenti. C'è una sola emozione, e poi concludo, realmente negativa, ed è il vittimismo, e non a caso la più diffusa, perché il vittimismo, al di là delle spiegazioni e delle razionalizzazioni, significa semplicemente rinunciare al potere che abbiamo sulla nostra mente. C'è un libro fantastico di Viktor Frankl, uno psichiatra ebreo che è sopravvissuto ad Auschwitz, che ha scritto un libro magnifico che è L'uomo alla ricerca di un significato, dove racconta di come anche in una situazione che più disperata non parrebbe, come quella di essere un ebreo prigioniero in un campo di concentramento, se decidi di focalizzarti su ciò che è positivo, sei di ispirazione e di utilità a tutti i tuoi compagni. Infatti poi questa è stata la base della sua scuola di logoterapia. Quindi la capacità di concentrarsi anche nella situazione apparentemente più difficile, più senza uscita, su qualcosa di positivo che c'è sempre e comunque sul potere definitivo che abbiamo di padroneggiare le nostre emozioni. Nel momento in cui ci vittimizziamo e diamo la colpa ai genitori, all'universo, al governo, alla società, all'economia, di qualunque cosa, del nostro stato emozionale, rinunciamo al nostro più grande potere. E se ci vittimizziamo, diventiamo automaticamente delle vittime. Ma lo abbiamo deciso noi. Buon proseguimento di serata.